Giulia, quando io vedo quattro bottiglie così schierate, mi viene in mente il piacere dell'olio. In qualche modo per voi è proprio un grande amore quello per le olive. Assolutamente sì, è così Leonardo, perché comunque, dico, essendo cresciuta, avendo avuto la fortuna di crescere in un mondo così, con un profumo così, non riesci veramente a farne a meno. Quindi arriva ottobre, cambia totalmente lo spirito per tutti noi, ma principalmente per me, che veramente vivo lì dentro 24 ore su 24, ma con la passione di vedere quelle macine girare e poi avere la vera spremuta di olive. Hai detto macine, perché quindi ancora utilizzi il frantoio a pietra? Ancora utilizziamo il frantoio a pietra, orgogliosissimi di questo, e ti posso garantire che sicuramente con le difficoltà del caso, però piano piano sgomitando riusciamo comunque a avere dei prodotti, spero che anche tu, insomma, senti, partiamo da questo, anche perché qui c'è un certo riferimento, cioè avete il vino Candeglia, a questo punto questo simbolo, sempre la terracotta che vi lega a un territorio? La terracotta che ci lega a un territorio, la terracotta che ci lega in Cluneta, più che altro anche che suggella, anche in questo caso, una grande amicizia tra me e i ragazzi che producono questi cerchietti in terracotta, e sicuramente per dare molta importanza al nostro territorio, nel quale credo tanto, perché in Cluneta per me è in Cluneta. Ma soprattutto sempre nello stesso territorio avete fatto anche l'IGP Toscano. Questa è stata una sua voglia veramente forte? Una mia voglia forte proprio per anche lì avere un bollino che potesse garantire la qualità del nostro olio, perché cerchiamo di lavorare in modo corretto, in modo buono e sicuramente con una grande qualità all'interno, perché la spremuta di olive deve essere questo. Infatti poi abbiamo lo stile che vi contraddistingue, meno male che è anche un elemento che si ripete sulle varie produzioni. La bottiglia, questa è stata la prima, è nata con il simbolo di Adema sempre con i cristalli. Esatto, così abbiamo i cristalli anche sull'olio, per, proprio per cercare di rimanere più a lungo su una tavola. Bottiglia di vino splendida, l'olio sicuramente lo godi di più. E infine, beh, il nuovo percorso dedicato a te e a tua sorella, quindi siamo però in un altro territorio, bello da noi a voi, mi piace tantissimo, quindi tu e Livia che addirittura siamo su un altro fronte, biologico qui. Siamo biologico, qui abbiamo olive che comunque arrivano dal Mugello, quindi non più da Impruneta, dove facciamo una selezione sia in campo che in azienda per come facciamo per le altre nostre olive, ma sicuramente qua con una certificazione biologica, quindi franto esternamente al nostro frantoio. Però posso dirti, io a questo punto la voglia è tanta e io ti saluto con questo assaggio. Grazie. A te.